Io preparerei il sugo per i maloretti perché c'è necessità di anche di un certo tempo. Allora, pentola bassa, passato la polpa di pomodoro. Sale e un sugo normale, insomma. Il preparato per soffritto che è nel frigorifero, nel freezer. Usiamo questo da semipronto, che tanto va benissimo ugualmente. Poi una cosa che non a tutti piace, ma in famiglia è gradito a tutti, un po' di zucchero nel sugo per togliere l'acido. In famiglia tutti lo apprezziamo così. Perché il passato di pomodoro o la polpa danno un sapore lievemente acido, acidulo, che per alcuni è gradevole. Noi qui in famiglia siamo abituati a farlo anche sempre con un po' di zucchero, perché il contrasto dà un che di agrodolce che è piacevole, ecco, zucchero con l'acidità naturale del passato di pomodoro. La salsiccia dovrebbe cuocere là dentro nel sugo, però è preferibile farla rosolare un pochino fuori, perché alla fine, visto che riesce un po' meno, si taglia a pezzi. Poi adesso un'altra padella, facciamo rosare la salsiccia in maniera che inizi la sua cottura. Possiamo usare questa. La salsiccia è sufficiente ungere un pochino solo, perché tanto poi cuoce col suo grasso stesso, ecco, è importante che non si attacchi. La salsiccia ora è soffritta a sufficienza, io la metterei la verso nel sugo. E così cuociono per amalgamarsi bene. Ecco, in maniera che i sapori del pomodoro, soffritto, eccetera, si amalgamino il meglio possibile. E questo non ha bisogno neanche di tanto, penso che in 10 minuti, un quarto d'ora sia sufficiente per renderlo buono. Così meglio un coperchio.